la tradizione viene comunque mantenuta, anche se i giovani stanno cercando di cambiare un po' il menù tradizionale, però diciamo che le vongole e i crostacei sono quelli che la fanno da padrone. La tradizione, a Natale la vongola è da padrone, e mentre a Capodanno astice e crostacei sono quelli che vanno per la maggiore. 24 si mantiene ancora quel cenone classico, rispecchia ancora quella tradizione, mentre per il Capodanno è cambiato un poco, ci sono un poco tanti veglioni in giro, tutti quanti è portato più a fare questa cosa qua che a stare in casa, quindi che la tradizione è più per natalizia, il veglione è una festa, è più d'elite perché, come diceva Peppe, è più votato su crostacei, mentre la tradizione di Natale è sulla vongola classica, il baccalà e la frittura. Si mangia credo la stessa cosa sia il 24 che il 31. Tutto a base di pesce. E che facciamo? I moscardini. Sì, per non fare il solito spaghetto e vongola, il sugo con i moscardini. Poi frittura a volontà. Che facciamo? Penso un po' di baccalà, poli insalata, frittelle di alghe, frittelle di pesce, un vino, un spumante. Chi è la cosa? Tutti e due. Io. Per il cenone? Veramente. Cerchiamo di, diciamo, di iniziare, che tavanchero, diciamo, l'insalata, poi frittura, gambere, calamai e tutto qua. Io mangio soltanto. Chi è che si serve a cucinare? È mia moglie. Che brava. È bravissima. Che cosa? Eccoli qua, gamberoni, seppie, baccalà. E altre cose che arrivano dopo, poi non salata lo so, salate di rinforzo, certamente deve spaghetti a vongole. E stasera lenticchie. Stasera lenticchie è un buon spumante per brindare al vecchio e al nuovo anno. Auguri a tutte le nuove.